sono morto dentro, ma devo cercare di trovare la lucidità per dire che quattro ragazzi non possono essere il numero 27, il numero 28, ma sono delle persone che amavano la vita, che facevano il vostro stesso mestiere, il nostro mestiere, e che per andare in vacanza devono trovare una morte assurda senza nessuna colpa. Abbiamo voluto questi funerali a Torre del Greco perché abbiamo sentito la cittadinanza vicina, abbiamo sentito soprattutto le istituzioni, il sindaco e tutta la RAI che mi ha sostenuto. Io punto il dito non solo contro un destino beffardo, ma soprattutto contro chi non ha pensato che su quel ponte ci poteva essere un figlio e quindi ha avuto la leggerezza per interesse, per occorrenza, per convenienza di non fare nulla. La nostra collega Milena Gabanelli aveva 6 anni fa denunciato in un reportage molto preciso che è stato già consegnato alla Procura della Repubblica. Mio figlio, fra i tanti, era una persona molto radicata, lavorava come ambientalista, non solo come videomaker, come giornalista pubblicista. Era una persona molto radicata in questo territorio, ho voluto portarlo qui. Io ho parlato di omicidio di Stato, ho detto che mio figlio non è morto, è stato ucciso, perché lo Stato non ha tutelato i suoi cittadini. Non è mio figlio che è morto, sono morti 40 persone, 50, non lo so, stanno ancora scavando. La mia sarà la mia battaglia da domani, perché oggi siamo qui a piangere i nostri cari. Da domani noi dovremo trovare la forza, insieme a tutti quelli che mi aiuteranno, insieme all'Italia, per cercare che queste tragedie non succedano più, ma soprattutto che i morti non siano un numero, 29 o 30. Grazie.